siamo all'Istituto Professionale Osvaldo Conti, dove c'è un problema di pannelli solari che non funzionano da circa un anno e mezzo, approntati ma non funzionanti. Perché? Parliamo con il preside Catello Turcio. Ci dica, signor preside, perché? Noi abbiamo sollecitato questo impianto alla provincia da molti anni, avevamo già presentato circa 10 anni fa un progetto in vista della ristrutturazione di tutti i capannoni dell'istituto per circa 70 kW, per vari motivi che sarebbe troppo lungo in questo momento dire, l'impianto non fu realizzato. Quando è stato eletto il presidente De Francisis, avendo lui espresso la massima attenzione innanzitutto per le scuole, promise, ma fece anche pubblicare sui giornali sia locali che nazionali, che questo istituto, come anche altri due della provincia, sarebbe stato sede di un impianto fotovoltaico. Impianto fotovoltaico che a noi interessa non solo come cittadini e come formatori di giovani, ma anche perché tra le nostre specializzazioni ne abbiamo già da anni interessato i giovani, sia gli elettrici che gli elettronici, al tema del problema energetici e della produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel 95, quindi nel mese di luglio circa, il Presidente ha promesso questo impianto. 2005, 2005, 2005, sì, nel 2005 il chiedo mese di scusa, ha luglio. promesso questo impianto, però per molto tempo l'impianto non si realizzava. Dietro varie sollecitazioni, l'impianto finalmente, quindi dopo circa 2 anni e mezzo, viene realizzato da una ditta che era stata incaricata dalla Quindi provincia. da che data abbiamo detto? Nel dicembre del 2007. Quindi dal dicembre del 2007 l'impianto è stato L'impianto è realizzato. stato realizzato. L'impianto è stato realizzato, però non è stato fatto invece la connessione tra la rete Enel e l'impianto stesso, cosicché ci sono i pannelli fotovoltaici che si abbronzano, ma non c'è produzione di energie né ci può essere interscambio con la rete. Ho Questa energia, sollecitato. producendo questa energia, ne ricaverebbe vantaggio anche la provincia da un punto di Ma vista economico. certamente, perché c'è una compensazione tra l'energia prodotta e l'energia consumata, anzi si potrebbe ancora fare di più perché la massima energia viene prodotta nei periodi di maggiore insolazione, quindi d'estate, in quel caso è l'ente che prende l'energia che la dovrebbe pagare alla provincia a un costo maggiore di quanto non invece noi paghiamo l'energia all'ente, all'Enel in questo Quindi in caso. parole povere, la provincia guadagnerebbe soldi dall'energia prodotta dall'Osvaldo Conti grazie all'impianto di pannelli solari, che però non è Perfetto. funzionante. Sì, esattamente. O almeno compenserebbe parte del consumo dell'istituto. Purtroppo l'impianto non funziona. Io ho sollecitato più volte sia il politico, cioè l'assessore, che i tecnici della provincia, e il problema non si sa per quale motivo. Io sono a corrente di documenti scritti anche dal dirigente dell'ufficio tecnico, però a tutt'oggi, nonostante un incontro anche avuto 2 giorni fa con un tecnico sempre della provincia, l'impianto purtroppo sta lì, è statico.